Buongiorno, buon aiuti, ce lo fa un commento alla sostituzione ieri del senatore Amato? Senatore Viespoli, possiamo, come si sente ad essere stato nominato, diciamo, in corsa? Ma noi abbiamo posto il problema da tempo, nel senso che ritenevamo che fosse necessario rivedere la composizione della Commissione per garantirne la coerenza rispetto alla legge e al regolamento. Lei aveva fatto questa richiesta il 12 di giugno, è arrivato proprio ieri. Anche prima. Niente di strano? Per chi lo voterà per il PD? Senatore Pardi, come andrà oggi? Non lo so, dipende da come vota Viespoli. Ma c'è ottimismo? Non è una situazione paradossale la sostituzione di Viespoli, diciamo, a votazioni aperte per il CDA? È totalmente paradossale, non c'ha motivazione se non politica, perché il regolamento diceva che il gruppo coesione aveva diritto ad un posto, però era da un anno, e perché non gliel'hanno dato prima? Perché si sceglie il giorno in cui un componente del PDL esprime un voto indipendente e si sostituisce solo lui, proprio lui? Qualche cosa di vistosamente... scandaloso. Il punto fondamentale è che il partito del padrone non tollera che nella commissione di vigilanza esista la libertà d'azione e non tollera soprattutto che nel consiglio d'amministrazione della RAI ci siano delle persone indipendenti. Il padrone delle televisioni private deve comandare sulle televisioni pubbliche, questo è il risultato finale. Gentiloni, commissione di vigilanza RAI con un nuovo membro nominato ieri, tutto normale? Normale non scherziamo. Io penso che la sostituzione sia anche formalmente insostenibile, basta leggere il regolamento, però insomma la decisione l'ha presa il Presidente del Senato, io la considero politicamente insostenibile, ma non ci metteremo a fare guerriglie formali. Oggi cosa accadrà nel CDA della RAI? Arriverete a queste nomine? Ma mi auguro di sì, è la quinta votazione. Il PD non ha mai fatto né giochetti né ostruzionismo e non li farà neanche oggi. Il PDL avrà la maggioranza dei consiglieri in amministrazione, in consiglio di amministrazione della RAI, come vuole il presidente Berlusconi? Beh, ha ottenuto la sostituzione del senatore che aveva un'opinione diversa, quindi può darsi che questo fosse l'obiettivo, può darsi che lo raggiunga. A noi interessa francamente abbastanza poco, ci interessa che si arrivi finalmente a dare un governo all'azienda. Rischio commissariamento dell'azienda? Beh, se anche oggi qualcuno si inventa qualche giochetti, però non è un problema che decidono i partiti, è una patata bollente per il governo. Landolfi, arriverete alle nomine con la nuova nomina di Viespoli oggi? Siamo convocati per questo, quindi speriamo di... Sulla nomina di Viespoli, tante polemiche, lei qual è il suo punto di vista? Polemiche pretestuose, perché la legge istitutiva della Commissione prevede che ogni gruppo rappresentato in un ramo del Parlamento abbia un proprio esponente all'interno della Commissione di Vigilanza. Però diciamo la tempistica è sospetta, come dice Fini, o no? Assolutamente no. Altrimenti l'alternativa è l'impasse, quindi penso che Schifani sia stato impeccabile e tempestivo. Però Amato è stato sostituito perché non ha rispettato i dettati del PDL. Il PDL ne aveva uno in più.